Benvenuti a questa nuova pillola di Blackout. Allora, c'è questa cosa che mi vuoi dire? Stai fremendo da almeno un quarto d'ora. <ride> esatto, <ride> esatto. È una notizia che ho letto da poco che mi ha scioccato. Oddio. Mi ha scioccato. No, eh, tra l'altro, volevo introdurti a questa notizia con una cosa: ma non so se è soltanto la mia impressione, o oh, vabbè, sì, è anche la legge della vita che stiamo crescendo e invecchiando. Sì, ma cazzo, sempre più amici con i bambini figli. Uh, uh, non è una tua impressione. Non è una mia impressione, non è, una è tua tutto impressione. vero. Io oggi ho detto la mia prima volta. Mamma, Qu la parola ma <ride> mamma. No, okay. no, ma ho detto per la prima volta nella mia vita, quando t'ho visto l'ultima volta in realtà così. Mamma oggi l'ho detto mamma e c'ho la, la morte. Dentro. Che siamo giovanissimi, perché comunque siamo giovanissimi, cioè obiettivamente, sì. però siamo in quella fascia di età che ti stai accorgendo che che non hai più i capelli. <ride> esatto, vabbè, quello no. <ride> io nascondo col cappellino. E questa cosa, questo incipit, si sì. collega a questa notizia che ho letto che mi ha scioccato. Eh, in pratica è successo, non mi ricordo in quale stato degli Stati Uniti, nell'Illinois, mi piace pensare okay, che sia è successo nell'Illinois. In Alabama, va bene, Ci in sembra, Alabama, ok. okay. Giorno sì. di un matrimonio. E giù in un matrimonio. E la sposa eh, va in bagno prima del, della cerimonia, dove va, non lo so, na, come prima pr come di un esame: che esatto. la <ride> eh? esatto. certo. va in bagno e vede eh, una scena che penso che non si scorderà mai perché neanch'io me la sono scordata. Me la sono immaginata. e Ho questa cosa in testa. Vede il futuro marito Il, il, il futuro prossimo Proprio nell'imminenza dovevano sposarsi in, in pochi minuti Tempo dopo. 4 secondi Esatto stati, okay. Vede il futuro marito Che sta bevendo Del latte materno Dal seno Della madre No Si ripete No È successo cioè, No sì, è successo che la madre no. stava allattando <ride> Secondo me è davvero l'Alabama <ride> La madre stava allattando Lui cioè il che figlio trauma. Che trauma per che tra le... Ma che trauma per tutti E tra l'altro c'erano varie domande Non mi ricordo dove l'ho letta questa, questa news Questa, questa notizia Perché c'erano anche delle, delle domande si La faccia è stata questa Mi sono allontanato Tipo sempre uomo vecchio che non vede bene così. <ride> e si sono sposati comunque Okay. Quindi lei, eh, nonostante il trauma, l'ha sposato, cosa che non avrei mai fatto. Sono è già iniziato il matrimonio con dei problemi okay. incredibili. Anche perché io poi ho pensato: ma oltre c'è la scena che ti traumatizza così, ma lui mentalmente non sta bene. Beh, quanti anni avrà? 40? 40? Facciamo, Beh, facciamo, anche, 30. facciamo anche 30 anni. Facciamo anche Dai. che sia giovanissim cioè facciamo giovanissimo. 19 anni. 25. Toh, 19. Vabbè. Un po troppo. Ecco, 25. Non bene cioè non, non stai bene, ragazzo mio. Mentalmente non sta non bene, sta né, bene lui. né lui né la madre. No e beh. adesso nemmeno la moglie. E ti dirò di più, perché poi mi sono un po' informato, perché io sono una persona curiosa, mi certo. sono un po' informato e ho e ho detto "Ma cazzo, ma la madre come cazzo fa a avere ancora il latte? Forse lo so, se continui a tirare, cioè se continui a ciucciare non lo smetti mai". Bravo. Quindi, cioè, sta roba io non la sapevo, l'ho scoperta anch'io qualche tempo fa, non pensavo fosse... Se, e invece... se una donna non smette mai di allattare, il latte continua a, cioè, a crearsi. Dove, sì, sì, sì. Esatto Ma quindi lui non no. ha mai smesso. Mai. E cazzo, la moglie non si è mai accorta. Che... Cioè lui tutte le sere andava cioè, a ciucciatina poi tornava a casa. Cioè, eh, pensa era che... la routine che non doveva mai smettere... Come faceva a incastrare gli appuntamenti anche questa boh. roba? Boh, ma è assurdo, ma cioè io dico: Ma lei non si è mai accorta di questa stranezza? Prima di sposarlo? Sì, tra l'altro, andiamo a trovare i miei per cena e si assentano e boh, fa l'aperitivo. La... Ma pensa che. Ma che roba terribile. Che ma vero? Hai raccontato. È proprio triste, cioè è scioccante. Scioccante. Mi hai rovinato la giornata. Ti <ride> ho rovinato il pranzo e la cena che dovrai fare, anzi, sì. che non farai. No. Anzi, vai a casa, non hai fame, cosa ti mangi una bella tazza di latte <ride> e cereali? e niente, volevo così lasciarti con questa eh, pillola grazie, pilola. grazie. Cioè, grazie. <ride> adesso pare. so che esiste questa cosa nel mondo avrei fatto benissimo a me <ride> se vi è piaciuta se vi piace il latte <ride> lasciate un like e iscrivetevi al canale bella